Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusatemi se ho saltato il video di lunedì, perdonatemi, ma ve l'avevo già detto in un video della settimana scorsa. È un periodo davvero impegnatissimo per me, cercherò di non saltare più nessun video, però se lo faccio scusatemi, ma davvero non ho tempo veramente per fare nulla. Oggi voglio farvi vedere come ricreare un trucco super estivo, veramente velocissimo da realizzare. Non indosso fondotinta, ho soltanto un fondotinta in polvere, ma all'interno del video vi dico anche che è possibile anche non applicare il fondotinta in polvere. Comunque è un trucco che si può realizzare in 5-10 minuti, davvero velocissimo. Potete farlo tutte le mattine, tutte le sere, se avete un'occasione speciale, se dovete uscire, se siete in vacanza e volete comunque qualcosa di veloce e non troppo pesante, appunto, da realizzare sul viso, sugli occhi. È un trucco curato a tutti gli effetti, però allo stesso tempo ci si mette davvero pochissimo tempo a farlo. Vi ricordo che tutta la lista dei prodotti che utilizzo all'interno di questo video la trovate scritta qui sotto nell'info box. Spero che questo video possa piacervi e vi lascio alla realizzazione. Iniziamo a realizzare la base. Visto che non dobbiamo applicare fondotinta liquido, la prima cosa che applico è il correttore e dopo andrò a fissare il correttore con una polvere. Mi raccomando, le creme vanno sempre prima delle polveri. Oggi vedrete fare un'eccezione di questa regola, cioè terra e illuminante che andremo ad applicare dopo lo metteremo dopo una polvere. Questo perché questi prodotti sono formulati per essere applicati anche dopo una polvere, quindi non sono così pastosi e cremosi come può essere un correttore. Visto che le mie occhiaie sono scurissime, sono ancora più scure di quello che si vede dal video, quindi devo assolutamente correggerle. Metto prima un correttore aranciato e poi un correttore liquido. Stesso correttore lo metterò anche nella zona sopra le palpebre e correggerò questo coso brutto che mi è uscito qui, anche se ormai è rimasta soltanto una crosticina. Mi raccomando, siccome non applichiamo fondotinta sul resto del viso, se dovete correggere qualcosa fatelo con il correttore, ma comunque non mettetene tanto e cercate di sfumarlo bene per non creare quello stacco netto tra correttore e il resto del viso. Ok, a questo punto possiamo agire in due modi: o fissiamo tutto con la cipria e mettiamo la stessa cipria un po' su tutto il viso per opacizzare leggermente delle lucidità che possono esserci, oppure fissiamo il contorno occhi con una cipria e mettiamo un fondotinta in polvere sul resto del viso. Scegliete voi quello che fare, io oggi metto la cipria sul contorno occhi e poi fisso tutto con il fondotinta. Non metto anche il fondotinta sul contorno occhi perché altrimenti... stavo facendo cadere una cosa. Dicevo, non metto il fondotinta sul contorno occhi perché altrimenti scurirebbe troppo questa zona. Invece voglio comunque avere appunto la zona del contorno occhi più chiara e del resto del viso in modo che sembri più luminosa. Io sto utilizzando questo in polvere di Neve Cosmetics, ma ragazzi, se avete visto il video test di questo fondotinta, non è che copra, cioè non copre quasi nulla. Serve semplicemente per andare a uniformare leggerissimamente il colorito del viso e appunto per opacizzarlo. Vorrei tantissimo provare quello di Bare Minerals, infatti quando riuscirò a capitare in un Sephora che ha Bare Minerals, penso che lo prenderò, perché quando lo provavo sulle clienti in negozio era davvero un bel fondotinta, sono curiosissima di provarlo. Per illuminare la zona della palpebra superiore prendo il Brighten Up di Essence, mi avete visto farlo in un sacco di video molto recenti, e presso questo prodotto in questa zona. L'effetto è davvero impercettibile, però vi posso assicurare che nella realtà dà un bellissimo effetto luminoso alla palpebra. Vedete, ci vuole un secondo. Prima di proseguire con gli occhi finisco il viso. Come terra utilizzo la Sculpt and Glow di Model Zone e la applico con la spugnetta. Se vi interessa, ho fatto un video su come dare l'effetto abbronzato, cioè su come sembrare realmente andati al mare o in vacanza, anche se non ci siete andati. Oggi applicherò questa terra in modo, diciamo, leggero, come una terra normale, quindi sugli zigomi, leggermente sul naso e all'attaccatura dei capelli. L'effetto sembrerà quasi impercettibile, do semplicemente l'effetto abbronzato al mio viso. Applico un po' di blush, utilizzo il Milani nel colore luminoso. Non ne utilizzo uno in crema perché non so perché, ragazzi, ma a me i blush in crema proprio non riescono a piacermi. Quindi utilizzo questo in polvere.
Come illuminante prendo lo strobe gel di Zoeva, che è l'illuminante in gel di Zoeva. Anche questo lo applico con la spugnetta. Ho provato ad applicarlo anche con le dita quando l'ho testato per la prima volta, ma posso assicurarvi che con la spugnetta si applica molto molto meglio. E lo metto nella zona degli zigomi e una volta che la spugnetta è scarica di prodotto la tampono un po' in giro per il viso. Realizzo le sopracciglia, sapete che come vedete purtroppo le mie sono piccole e sfigate e sono di un colore diverso da quello dei capelli, quindi devo completamente ridisegnarle. Se avete già delle belle sopracciglia o comunque non volete prestargli troppa attenzione, fate quello che volete, adattate questo step alle vostre necessità. Io utilizzo la matita di Nabla più il gel di Neve Cosmetics. Il trucco degli occhi, come il resto del viso, sarà semplicissimo e velocissimo. Calcolate che lo step che mi impiega più tempo è quello delle sopracciglia, perché le devo ridisegnare da capo, altrimenti anche quelle sarebbero super veloci. Questo trucco lo posso realizzare veramente in 5-10 minuti, a parte, vi ripeto, le mie sopracciglia sfigate. Ora prendo la Barely Dare 2 di Model Zone e faccio un mix tra i due marroni più chiari, questo e questo qui. Ne prendo davvero poco. Utilizzo questo mix di colori come colore di transizione nella piega dell'occhio, ma vi ripeto, voglio che sia una cosa veramente leggerissima, non deve essere troppo costruita, non voglio un trucco occhi troppo presente, voglio giusto una leggerissima sfumatura. Cambio pennellino, ne prendo uno piccolo piccolo a penna, stesso mix di colori, lo applico nella parte inferiore. Ora utilizzo un colore chiaro luminoso, prendo dalla palette di Milani il colore più chiaro, mi piace un sacco questo ombretto. Questa palette la sto utilizzando più che altro per questo ombretto luminoso che per tutti gli altri ombretti. Comunque in generale se cercate delle palette economiche e valide, queste qui di Milani sono molto carine e costano, mi sembra, 11,90-12 euro, qualcosa del genere. Ci sono un sacco di colori, dategli un'occhiata. Applico il colore chiaro direttamente con il polpastrello, in questo modo l'applicazione sarà super veloce e poi nel caso avessi bisogno, perché non lo so, magari non riesco ad arrivare bene nell'angolino interno, mi aiuto con un pennellino. Riprendo il pennello della sfumatura e passo soltanto qui nella parte esterna per aiutarmi a sfumare il colore in modo che non ci sia una riga nettissima di colore. Poi prendo un pennellino piccolino e applico sempre lo stesso colore luminoso qui nell'angolo interno dell'occhio. Voglio che sia davvero un punto luce delicato, non che sia boom che si veda tantissimo. Tutto il trucco è strutturato per essere naturale, delicato e velocissimo da realizzare. Arrivati a questo punto potreste tranquillamente applicare il mascara sia sopra che sotto, solo sopra, come volete voi, e il trucco sarebbe già perfetto. Siccome a me piace il trucco, cioè piacciono gli occhi un po' allungati, cerco sempre di disegnare una codina o con l'eyeliner o con l'ombretto o con la matita, con quello che mi capita sotto mano. Quindi oggi prendo un pennellino angolato e con il marrone più scuro da questa palette, questo qui, al massimo se vedo che rimane comunque troppo chiaro lo mischio con un po' di marrone, disegno una codina qui nell'angolino esterno e poi unisco la codina all'attaccatura delle ciglia, diciamo mi mantengo nella seconda metà più esterna dell'occhio. Adesso posso applicare il mascara sia sopra che sotto. Il nostro trucco è quasi completato, mancano soltanto le labbra. Utilizzo una matita, questa qui è la Pastello di Neve Cosmetics nel colore ballerina. È una matita stupenda, dovete assolutamente avercela, io la utilizzo tantissimo, vedete mi è rimasto un pezzettino piccolissimo. La metto su tutte le labbra al posto del rossetto e poi sopra ci applico un gloss. Piccolo consiglio, se realizzate un trucco così naturale, con una base così naturale e poco curata, nel senso che non andiamo a coprire al 1000% tutte le imperfezioni, cercate di non applicare un rossetto troppo forte, tipo, non lo so, un rosso, un viola, un colore molto molto acceso, perché stonerebbe un po' con il resto del viso che appunto al contrario è molto naturale.
come tocco finale per completare il look, per cercare di levare un po' l'effetto polveroso sul viso, se applichiamo una cipria su tutto il viso o un fondotinta in polvere, utilizzo uno spray fissante e luminoso. Questo qui è il Glow Setter di Glam Glow. E voilà ragazzi, questo qui è il nostro trucco super semplice, super leggero, super veloce e super estivo. Spero tanto che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere se ricreerete questo look o se il video vi è piaciuto spolliciando all'insù, mi raccomando. Oppure iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!